dopo FTX c'è un effetto domino, sappiamo molto bene che cosa sta succedendo al mondo delle criptovalute dopo il crollo appunto di questo exchange, che non è il più grosso, perché diciamo così il più grosso è Binance, ma comunque muove moltissimo il mercato del mondo cripto e naturalmente. Abbiamo visto dopo il collasso di FTX quello che è accaduto, ma insomma, Eugenio Sartorelli, senza girarci troppo intorno, perché è quello che può dirci più di tutti rispetto a quanto sta accadendo. Eugenio, buongiorno, bentrovato. Non potevo chiudere la diretta senza di te e senza un tuo approfondimento su quanto sta accadendo. Bentrovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Non sono Allora. depresso, non sono No, depresso. infatti ti stavo chiedendo, intanto ti vedo bello sorridente, quindi la domanda era, non mi sembri preoccupato sul fronte cripto o sì o ni? Insomma, cosa ci puoi dire? Beh, intanto vi dico che io faccio parte di un piccolo fondo che, di Singapore, un piccolo fondo che opera soprattutto sulle criptovalute, è un piccolo hedge fund. Che opera sulle criptovalute. Ebbene, circa 48 ore prima che ci fosse l'inizio di questo crack, anche noi operavamo con FTX perché facevo provare su molti, con molti derivati, abbiamo tolto tutto, perché si era capito che c'era qualcosa che non andava. Si capiva che c'era difficoltà, c'erano state qualche avvisaglia. Poi, quindi questo mi metto dal punto di vista degli istituzionali. Quindi gli istituzionali, se volevano, alcune tracce c'erano. Poi io, se posso far vedere, faccio vedere una cosa che non c'entra niente con questo, e lo faccio vedere preso da Wikipedia, e faccio vedere una cosa che è accaduta nel marzo del 2021, che è il fondo Archegos, che non c'entra niente con le Sì, qualcosa criptovalute. ricordo, però ricordacelo Oh, tu. Sì. ebbene, ve l'ho preso da Wikipedia, che di solito non fa molti errori. Ricordo che Credit Suisse ha perso 5,5 billion. Nomura ne ha perse 2,8, Morgan Stanley 911 milioni, UBS 774 e Mitsubishi Financial 300 milioni. E non erano criptovalute. E non erano criptovalute. Allora chiudiamo tutti gli hedge fund? Perché è successo questa cosa di Archegos? Chiudiamo tutti gli hedge fund. Perché se possono fare questa cosa, se Archegos può fare un fallimento da 10 miliardi, e ricordiamo che FTX non si sa ancora quanti siano i miliardi, perché bisogna vedere quanti soldi recuperano per poi dare a quelli che sono stati, tra virgolette, depredati dei soldi. Quindi sapremo solo quanti miliardi sono fra qualche mese. Possiamo stimarlo tra i 5 e i 10. Quindi qualcosa come Archegos. Solo che se lo succede nel mondo cripto, la regolamentazione, non ci vuole regolamentazione, non può succedere una cosa così, e quindi tutte le cripto sono carta straccia. Succede invece con questa società, che era un hedge fund, anzi più che altro era un family office, era collegato Sì. ai family office, che sono tutte cose che ci sono in tutto il mondo. No, va tutto bene. Ah, tra l'altro non è successo niente, eh. Si sono tutte queste banche, beh, Credit Suisse, poi da lì sappiamo che non è andata molto bene. Quindi detto questo, che i fallimenti ci sono indipendentemente dalle criptovalute, quello che è successo, adesso vengo sul grafico di Bitcoin e Ethereum, ha poco a che vedere con le criptovalute, ha a che vedere col fatto che ci sono delle persone di malaffare, dove c'è molta avidità, ci sono degli sprovveduti, perché ricordiamoci, questo FTX aveva la sede alle isole Cayman. Ecco, quando tu hai la sede in quei posti lì, come del resto abbiamo fatto anche noi con il nostro fondo, non è che ci metti tutti i capitali, giusto? No, certo, Eh? assolutamente no. Magari vai su coin. E poi non solo, qui parlo, cioè ci sono anche gli investitori un po' più esperti e quelli meno esperti. Ma anche quelli meno esperti, un po' ti informi su dove metti i soldi, no? Coinbase, è una società che sta negli Stati Uniti. Coinbase difficilmente fallirà. Sta negli Stati Uniti e sottostà alla regolamentazione della SEC. Tra l'altro, è una società quotata. Coinbase non ha i derivati. FTX era tutto il suo business era sui derivati. Quindi Ok, però sostanzialmente Eugenio ti faccio una domanda un po' era. Beh, provocatoria perché di dimmi, questo tu perché. giustamente hai detto quello che è successo non ha a che fare con le cripto in quanto cripto, ma Esattamente. perché intorno ci sono sprovveduti, persone in malafede. Bene, allora io unisco le due cose, è qui la provocazione. Ma oggi nel 2022 vuol dire che
ci metto un punto di domanda, però lo metto anche un po' come affermazione, perdonami, ma ripeto, per arrivare al dunque, vuol dire che intorno al mondo delle criptovalute ci sono ancora troppe persone in malafede che se ne approfittano evidentemente di un mondo che ancora non ha, che non ha e che non dà le certezze adeguate. Quindi, quando succedono queste cose, chiaramente si tende a fare di tutta un'erba un fascio. Questo voglio dire. Cioè, non è la cripto in sé che ha generato questa situazione, ma la gente che ruota intorno. Evidentemente ci sono più sprovveduti che altro. Ecco qui la provocazione No, allora, prima di tutto ci sono persone in malafede, prima di tutto ci a te. sono Ok, ancora peggio, certo. persone avide e persone che pensano di essere al di sopra delle regole, al di sopra degli altri, possono fare quello che vogliono con i soldi degli altri, prima cosa. Vabbè, Senza poi ok, persone un po' sprovvedute, senza persone sprovvedute che si fanno raggirare, anche io sono stato raggirato, cioè mi ci metto anch'io. È chiaro che quanto più sono raggirato, tanto meno poi in futuro dovrei essere raggirato, perché mi faccio la corazza e cerco di controllare di più. Purtroppo poi ci sono i nuovi attori che arrivano, quelli più giovani, quelli che li raggiri non hanno visti. Poi ci sono persone più predisposte degli altri che sono abituati a non controllare o sono poco abituati a controllare. Quindi ci vuole prima di tutto le persone tra virgolette cattive e poi le persone, diciamo, tra virgolette buone che controllano poco. Ci vogliono gli uni e gli altri. Senza l'unione di queste due non si riesce a fare una truffa, che non si possono eliminare. Ora però, ripeto, il fatto che stia in un paradiso fiscale, a uno deve venire un sospetto. Ripeto, a Coinbase può fallire Coinbase, ma difficilmente Coinbase fallirà con la malafede, perché è sotto il controllo dello Stato americano. E questo vale anche per Kraken, che è un altro, io per esempio utilizzo molto Kraken come exchange, che sta negli Stati Uniti, non ha la sede No, nelle... allora, siamo sempre lì, no? Bisogna affidarsi cioè bisogna conoscere esattamente per sapere a Certo. chi affidarsi, su questo siamo d'accordo, però evidentemente c'è Fondamentale. anche poca conoscenza, Eugenio, no? Perché se poi Certo, si, ma ecco. la conoscenza richiede fatica. Questo è il problema, che la Non so. conoscenza, mi rimetto in video perché così. La conoscenza Vai. richiede fatica. E finché le cose vanno bene, uno non fatica. Invece deve faticare anche quando vanno bene le cose. Fin quando anche FTX, che era il secondo terzo exchange, il Remida, sono bravissimi, anche quando è così, non fidarti mai, un minimo di tempo, spendilo a controllare, ma poco, ma spendilo a controllare, Beh, spendilo. quindi insomma, quello che abbiamo scritto in sovrimpressione lo potremmo anche cancellare, quindi dopo FTX non c'è il rischio di un effetto domino a questo punto. Allora, un effetto domino secondo me ci potrebbe essere solo se fallisce un exchange come quelli che ho menzionato, in particolare Coinbase, che sta in una nazione dove deve sottostare a certi controlli come qualsiasi società finanziaria, che sia cripto e non cripto. Allora lì potrebbe esserci, non dico la fine del mondo cripto, ma un collasso. Visto che io penso che non accadrà, perché quello che è successo a FTX rimane confinato a FTX, e aggiungo, già lo vedete online se uno va a informarsi, Sì. guardate che la questione di Binance, cioè Binance è secondo me uno dei responsabili del fallimento di FTX, non dei responsabili, scusatemi. È uno che ha visto qualcuno, un concorrente che era sul baratro e ha soffiato Ok. perché finisce nel baratro. Poi ha voluto anche fare la finta mossa di fare il finto salvatore, ma quella è stata secondo me lo dico senza avere, lo dico come ipotesi, non sto affermando come se avessi informazioni su questa cosa. È un'ipotesi. A me sembra che voleva fare il cavaliere bianco, ma per salvarsi la coscienza di aver fatto una cosa sporca. Cioè, secondo me le cose verranno fuori perché ci saranno indagini. Secondo me, se Ah fosse beh, le cose sono certo. dette, verranno fuori. Ma Però al di là di questo, ripeto, chi opera sulle cripto, andate su operatori, prima di tutto, che non operano esclusivamente con i derivati e che quindi operano a leva. E secondo, che stanno non in paradisi fiscali, ma in nazioni dove ci sono insomma, organizzazioni. peraltro Per appunto in esempio, America è una l'India nazione solida, ma senti, quindi è come vedi un flash prima di salutarti, Eugenio, per una tua previsione, insomma, Bitcoin, Ethereum, Allora. dici tu quello che credi sia importante sapere in questo momento. Allora, Bitcoin e Ethereum non moriranno perché sono indispensabili al mondo blockchain, non mondo cripto, al mondo Sì. blockchain. Le cripto sono a servizio della blockchain, poi possono fare anche altre cose, però sono necessarie per remunerare la blockchain.
Quindi detto questo, se tiene, è importante che tenga quota 15.000 e che quindi non vengano fuori altri fallimenti, perché è il terzo quarto quest'anno di fallimento di exchange, però questo è il più grosso. Se non ce ne saranno altri, terrà quota 15.000, secondo me ci sono buone prospettive di recupero. Se no, se viene fuori qualcos'altro di sporco in cui non sono implicati Ethereum e Bitcoin, si potrebbe anche arrivare a 10.000. E Ethereum potrebbe anche andare verso 800 e anche sotto, ma non moriranno. Io ricordo quando è fallita Lehman Brothers, e per capire perché è sceso Ethereum e Bitcoin, quando è fallita Lehman Brothers è crollato l'oro. Ma perché deve crollare l'oro? E ve lo spiego subito: è crollato l'oro perché c'erano degli hedge fund che avevano l'oro come collaterale e l'hanno dovuto vendere perché dovevano coprire dei buchi, e quindi hanno venduto gli asset su cui guadagnavano qualcosa, e tutti quelli che potevano hanno venduto oro ed è crollato l'oro, e non c'entrava niente con Lehman Brothers. Ecco, l'oro in questo momento per alcuni exchange che sono stati, che erano in difficoltà, erano Ethereum e Bitcoin, e quindi l'hanno venduto in fretta. Eugenio, grazie. Avevamo bisogno di avere dei chiarimenti anche rispetto a questa vicenda, però ci sentiamo poi con più calma anche per altre questioni. Sempre qui, naturalmente, invito come sempre i nostri amici a contattarti direttamente. Grazie Eugenio Sartorelli e a presto. Grazie Manuela, buongiorno a Grazie, tutti. grazie mille Eugenio.